Atalanta versus Atalanta Virtual Champion. Siamo arrivati alla finalissima. Dobbiamo stabilire chi ha vinto questo campionato che è stato giocato al computer. Buona visione da Elio Corbani e da Matteo De Sanctis. Si affrontano l'85-86 contro l'Atalanta 2011-2012. 85-86 è la squadra di Sonetti, Donadoni, Soldà, Stromberg. Ha conquistato questa finale battendo la 2009-2010 5-3 ai rigori, la 91-92 3-1 ai rigori, la 2010-2011 5-3 ai rigori, la 1962-63 2-1 ai supplementari, la 1954-1955 6-5 ai rigori. L'Atalanta 2011-2012 è l'Atalanta della grande impresa, che la squadra che parte con 6 punti di penalizzazione a causa del calcio scommesse, ma si salva alla grande con un 12° posto finale, soprattutto con il record di punti. Andiamo con le formazioni. La 2011-2012 vede tra i pali consigli linea difensiva con Padoin, Stendardo, Manfredini e Peluso. A centrocampo Cigarini, Carmona, Bonaventura. È un'importante novità, gioca Raimondi perché Schelotto è squalificato. In attacco è Morales, la spalla di Denis. La formazione tipo dell'85-86 prevede Piotti fra i pali, Soldà nel ruolo di libero, Osti, Gentile e Prandelli sono i 3 difensori, Magrin, Stromberg e Perico a centrocampo, Donadoni, Cantaruti e Simonini in attacco, l'allenatore è Sonetti, il bomber Cantaruti con 9 gol. La squadra in maglia nero-azzurra. L'85-86, mentre in la 2011-2012 è maglia bianca, subito un pericolo per noi. C'è una deviazione in angolo su colpo di testa di Cantaruti, il traversone, il colpo di testa di Cantaruti che porta in vantaggio la squadra 85-86. Incredibile, sono passati 2 minuti e c'è subito la rete. La rete veramente di Cantaruti, quasi sorprendente. Stavo vedendo chi batteva il calcio d'angolo e è arrivato il gol da parte di Cantaruti. Magrin, se non ho visto Eccolo male, qua, la battuta del corner. Magrin ha battuto il corner. Tutto solo però in mezzo all'area di Tutto rigore, però, Cantaruti ha fatto valere i suoi centimetri, però molto messa, più alto degli altri. L'ha messa là nell'angolo. Qualcosa lì dietro non ha funzionato e il risultato è cambiato già dopo pochissimi minuti del primo tempo in questa finalissima. Al terzo minuto siamo sotto di un gol, Stendardo per Carmona, l'Atalanta 2011-2012 di Stefano Colantuono è in possesso di palla, Carmona per Morales sull'asse sudamericano, arriva al limite il fraschito, viene fermato. Va, fermato ora Magrin che serve per Donadoni, Donadoni per Cantaruti, l'indietro per Magrin, Magrin in avanti potrebbe servire sulla destra. Raimondi, il bergamasco di Sederina ha riconquistato la sfera per Attenzione. Morales, Maxi per Denis, va a chiudere ancora Denis, il tank per Morales, il Maxi, area di rigore, non trova lo spazio per il traversone, torna sui suoi passi all'indietro per Bonaventura, il cross di prima intenzione, Denis anticipato, poi Raimondi non trova la correzione vincente, ma ci sarà rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo, era ben piazzata la difesa, però bisogna stare attenti perché lì c'è un colpitore indubbiamente pericolosissimo come Denis. Rinvio da Torino Piotti, lancia la palla lunga in avanti verso un proprio compagno. La deviazione di Perico verso Stromberg, ancora Perico per Prandelli. Prandelli cerca di servire in avanti Cantaruti, la deviazione di testa per Donadoni che chiudere. Raimondi subito intercetta Maxi per Carmona, il nazionale cileno per Jack Bonaventura, Maxi per Denis che chiama il pallone. Gentile è stato bravissimo a chiudere, va a dargli una mano poi Stromberg che ha scambiato palla con un compagno, Osti in avanti per Cantaruti, palla rinviata ma recuperata da Perico per Magrin, ancora in avanti per Cantaruti, la deviazione di testa. Jack Bonaventura per Cigarini allarga in direzione di Cristian Raimondi, porta avanti il pallone Raimondi, ancora Raimondi prova bellissimo a l'intervento il da parte di un difensore, poi la palla lanciata in avanti riconquistata dai nerazzurri, Perico se la fa togliere da un avversario. Cigarini il professore, eccolo qua in mezzo al campo. Gentile veramente con tutta la sua esperienza sa trovare il modo per fermare questo pericoloso giocatore che comunque si riporta in avanti. Palla ora giocata servita da Cantaruti verso Simonini. Stendardo riesce ad evitare l'avversario, poi Magrino ancora per Simonini. Stendardo in anticipo, Simonini ma deve cercare, interviene in scivolata e mette il pallone in corner. Pericoloso Simonini perché ha avuto un'opportunità, se fosse riuscito a far valere la sua velocità. Attenzione, visto come è andato in occasione del gol, allontana con le mani Prandelli consigli, ma c'era una posizione di fuorigioco?
Sì, probabilmente sì. Consigli va il rinvio. Il lancio in avanti, Denis di testa, la sponda per Carmona. Avanza Carmona, ancora per Denis, lontano dall'area di rigore, perde il pallone. Simonini si confronta con Stendardo. E lo ferma l'avvocato di Agropoli. Quindi Raimondi, ancora Raimondi sulla fascia. Cristian Raimondi, il giocatore nato. Eccolo qua, viene fermato nel paese di Felice Gimondi. Palla che è finita in fallo laterale, è rimessa in gioco di Raimondi direttamente in area di rigore. Denis, cosa ha fatto German Denis? La bicicletta in area di rigore. Ma credo fosse in fuorigioco, una prodezza. Ah, peccato. Credo di fatti annullato il gol di Denis. Cosa aveva fatto? Una prodezza veramente. Eccolo qua. Era vediamo sulla sponda. Sì. Fuorigioco. Implacabile il veramente replay. Veramente avrebbe potuto pareggiare le sorti dell'incontro, perché ricordo che sono in vantaggio i giocatori di Miedosonetti. Ora Perico serve la palla in avanti per Marino Magrin, lo specialista delle punizioni, servito per Donadoni. Buonaventura ha tolto il pallone dai piedi, ha sradicato il pallone dai piedi di Donadoni. Cigarini controlla la sfera e prepara, comincia a organizzare Stromberg, l'azione d'attacco. Toglie la palla dai piedi, poi si porta in avanti, potrebbe servire subito Simonini, sbaglia il passaggio. Stendardo, Cigarini, Raimondi. Avanza Raimondi sulla fascia laterale. Il lancio in profondità per Denis. Attenzione, area di rigore all'indietro per Morales. Lo scambio 3-2. Denis, ancora Morales. Maxi. La conclusione. Bravo a intervenire il portiere. Poi la palla messa in calcio d'angolo. Batte Carmona. Carmona in area di rigore. Colpo di testa di Stendardo. Salvataggio ancora sulla linea. Un pericolo. Poi ora Donadoni deve far partire il contropiede. Gli chiede palla a Cantarutti. Lui si allarga. Manfredini lo ferma, Stendardo, Morales, Buonaventura di prima per Denis, grande azione, Denis non riesce ad abbattere il muro nero azzurro. Cantarutti, Stromberg, Simonini evita un avversario, il secondo non torna su di lui. Padoin, Carmona ancora per Padoin, da Padoin per Buonaventura. Magrin, il lancio in avanti per Denis, pallone resta lì. Bravissimo in difesa a intercettare la palla. Poi Buonaventura mette giù Morales. Maxi porta a spasso il pallone all'indietro per Padoin, scambio tra i due, ancora Maxi a chiudere su di lui Magrin, che commette fallo. Ci sarà calcio di punizione, anche se Magrin non è d'accordo. Rivediamo Morales. Beh, che diciamo, va via nel, diciamo che il fallo in fazzoletto c'è. Il fallo c'è, le caratteristiche del fraschito argentino arrivato dal Vélez. Batte Carmona. Il nazionale cileno va a respingere di pugno, forse poteva anche intercettarla la palla. Padoin di testa prova a riproporre in mezzo all'area di rigore. Siamo al 36esimo, quindi si riporta in vantaggio. Attenzione Raimondi va in chiusura, Cantarutti ancora palla servita per Manchini, grande diagonale, poi la palla servita avanti, Cantarutti, la conclusione, la deviazione in calcio decisiva d'angolo da parte di Andrea Consigli, che mette il pallone in corner ed evita il gol del raddoppio. Rivediamo la conclusione e come ci arriva Consigli. Bravissimo Cantarutti, avrebbe potuto, non dico chiudere la partita, ma quasi. Un vantaggio, un doppio. Attenzione stato, ancora la grande parata ancora di Consigli, che si ritrova il pallone. Il salvataggio sulla linea di porta, fra l'altro, perché poi il rinvio da parte dell'estremo difensore nerazzurro. Ora Prandelli rilancia la palla in avanti per un proprio compagno. Manfredini a caccia del pallone, Maxi poi lancia in profondità. Bravo, per Denis anticipato. Si parla a servire per Osti lancia per Cantarutti, poi l'apertura su Simonini. Padoin è in vantaggio, però serve Stendardo, il disimpegno difensivo. Raimondi, Carmona, cerchio del centrocampo, Cigarini, scambio tra i due. I due centrali. Bravo Stromberg a bloccare, poi deve cercare di dar via subito la palla, la lascia a Donadoni che non riesce a saltare sul diretto avversario. Buonaventura, bene per Carmona. Denis, movimento in profondità, ecco. Attenzione. Denis in profondità, German Denis, il pallonetto e la palla in rete. Che gol spettacolare, meraviglioso di German Denis, proprio all'ultimo minuto del primo tempo, veramente. Che gol Denis, il primo annullato per fuorigioco, ma questo non è buono, è buonissimo, è regolare il gol del pareggio di German Denis in area di rigore. Occorre dire un gran gol, anche se non sono stati certamente bravi a classico movimento in profondità di Denis, che poi dal limite dell'area
mette dentro un pallonetto spettacolare, sorprendendo il portiere Pioppi, che nulla poteva in questa circostanza. 1-1. Gol del Tanche. Adesso si riprende. Cantarutti è sulla palla, la tocca per Magrinda, questo è l'indietro per Perico, siamo nel recupero, palla servita per Gentile e si finisce qui il primo tempo. 1-1 all'intervallo. Si riparte in questo secondo tempo con l'Atalanta 2011-2012 di Stefano Colantuono in maglia bianca, in possesso di palla Manfredini per Peluso. Buonaventura sull'esterno, a ridosso della linea laterale, viene fermato. Siamo sull'1-1, bisogna cercare di riprendere quel vantaggio che avevamo realizzato al secondo minuto del primo Peluso tempo. Peluso in profondità per Denis. Ma Osti mette fuori la palla. Cigarini al limite dell'area, fermato da Eugenio Perico. Eugenio Perico in avanti per Cantarutti. Cantarutti sulla sinistra per Simonini, scatta Simonini, salta un avversario. No, Stendardo non si passa. Secondo. Poi palla servita da Cantarutti per Perico, Perico potrebbe dare sulla deviazione, destra. Pallone abbrancato da Consigli che si distende in tuffo e blocca. Va subito al rinvio a cercare i centimetri di Denis, ma trova quelli di Morales, se non è la stessa ecco cosa. Donadoni per Perico, Perico potrebbe dare sulla destra Donadoni, ma non riesce a saltare il proprio avversario. Buonaventura per Raimondi, quindi Morales, ancora in movimento in profondità. Attenzione, di Denis, spalla a spalla con Gentile, di forza il Tanche. Bravissimo Pioti ad intervenire su questa palla. Ho avuto veramente il terrore che potesse esserci il gol del 2-1, ma invece siamo ancora sull'1-1, si porta in avanti Strong, cerca di servire sulla sinistra Simonini, gli riesce anche se c'è stata una deviazione, Simonini all'indietro, il traversone per la testa di Cantarutti. Allontana la successo. Difesa in qualche modo. Poi, sotto pressione, Maxi per Raimondi, avanza Cristian Raimondi, coast to coast. L'apertura Prandelli sbagliata, è troppo intelligente per farsi sorprendere in questa situazione. Roberto Donadoni cerca di servire in avanti Cantarutti. Pallone intercettato, Paduin, Buonaventura, Raimondi, Denis. Magrin ha effettuato una deviazione che è stata sufficiente a far giungere la palla a Perico da questi. Manfredini in anticipo, Stronger, perfetta Cantarutti. Scelta di tempo. Poi, per il centrale dai Riccioli d'Oro, poi Denis, posizione Denis, regolare. Attenzione. Denis ha un'autostrada per mettere dentro il 2-1. Bravissimo, stupendo Pioti. Ha effettuato un intervento da autentico campione, veramente un grande intervento, perché Denis non ha sbagliato niente, ma ha trovato un grande portiere che gli ha fermato la palla, perché non è che gliel'ha tirata addosso, lui è uscito alzando la mano a fermare la conclusione di Denis. Carmona non molla Donadoni. Ora Donadoni in possesso di palla, non riesce a saltare. Sarà rinvio dal fondo? No, corner. Calcio d'angolo che viene battuto da Magrin. Mezzo all'area di rigore Carmona, lontana per qualche istante. Magrin ancora sulla palla per Osti, palla che viene servita da Stromber in avanti, colpo di testa. E sarà un altro corner rischioso questa deviazione aerea, rivediamo. Mi pare sia stata Stendardo. Sembrava Stendardo, rischioso però il colpo di testa lì. Pallone che è andato sul fondo, ci sarà rinvio di Consigli, no? C'è stato colpo di testa diretto, sembrava onestamente pallone deviato. Esatto, invece non è stato così, rinvio di Consigli. E poi vediamo Cigarini che mette giù il pallone, lo cede a Morales, va via Perico. Morales, Maxi per Denis, poi l'arbitro però ha interrotto il gioco e assegna il calcio di punizione, non c'è stata la regola del vantaggio. Carmona, la sua punizione morbida, il colpo di testa di Stendardo. Carmona dalla distanza, un siluro. Bravissimo, bravissimo Pioti a deviare la palla in calcio d'angolo. Rivediamo la punizione, batti e ribatti, poi al limite arriva Carmona di prima intenzione, boom. Ha effettuato almeno un paio di interventi strepitosi Pioti. I due portieri sicuramente autori di una gran partita sinora. Il traversone di Carmona, pallone palla allontanato, messa fuori da Stromberg, la data per Donadoni che cerca di far partire Cantarutti, il quale non riesce a saltare. Viene fermato Manfredini. Da Manfredini, Buonaventura, palla al piede, Jack, il talento di San Severino Marche. Carmona, Carlos Carmona. Siamo al 68esimo con il risultato di 1-1, ricordo che è la finalissima di questa Virtual Champions. Carmona, la sua conclusione tesa in mezzo all'area di rigore, poi Raimondi al limite, ribattuto il suo tiro. Cigarini prova a riproporre dentro l'area. Stendardo al volo in mezzo, colpo di testa e palla sul fondo. Va a finire sul fondo. E ricordiamo che al termine di questa partita si eleggerà l'Atalanta più forte di sempre, secondo il computer, tra le 64 che erano in gara. Esatto. Erano 52 della Serie A, come i campionati appunto dell'Atalanta, più le 12 promosse dalla Serie B alla Serie A. Morales in possesso di palla,
per Denis, viene fermato, tutto regolare. Soldà per Gentile, Gentile in avanti per Cantarutti, all'indietro per Stromberg, Cantarutti alla propria sinistra per Simonini. Padoin va a vuoto. Riesce a saltare Padoin, Simonini va sul fondo, mette dentro la palla, ma non arriva Cantarutti. Carmona regala il pallone a Prandelli. Prandelli che tende una girata al volo, e consigli a Branca la sfera. Non so se è un passaggio, un tiro. Per Carmona di testa per Cigarini, quindi Buonaventura, Giacomino prova ad avanzare. Osti. Viene fermato, calcio di punizione per il fallo subito da Buonaventura, c'è anche un cartellino giallo. Per Perico, per Eugenio Perico, ammonito. Ammonito Eugenio Perico per questo fallo commesso ai danni di Jack Buonaventura in scivolata. Un tackle. Alla battuta Federico Peluso, classe 84. Lancio in avanti Cigarini. Soldà mette fuori la palla. Attenzione a Denis, prova a riproporre il suo colpo di testa. Tipo impegna Piotti per battere il Piotti di oggi. Palla messa fuori verso Prandelli. Prandelli in avanti per Perico. Perico sulla destra per Stromberg. Stromberg potrebbe dare a Cantarutti, così avviene avanti. Attenzione. Cantarutti avanza, Cantarutti è solo, è libero Cantarutti. La conclusione troppo. Bravissimo centrale. Consigli. Bravo, che è rimasto Consigli, fermo in mezzo ai pali e ha aspettato la conclusione di Cantarutti fino all'ultimo. Poteva fare meglio Cantarutti. E Cantarutti di Lisbona avrebbe fatto gol di sicuro. Ora vediamo il pallone recuperato dalla squadra in maglia nero-azzurra. Palla rilanciata in avanti ancora per Cantarutti, il giocatore di potenza. È un bel duello con Manfredini lì dietro, con Manfredini e Stendardo, la coppia centrale 2011-2012. Magrin ancora, palla in avanti, peccato che non ci sia stata alcuna punizione perché avremmo... Denis per Morales. Attenzione, Morales può andare a rete, Maxi, mettici la tiro! Piotti, no, ancora Maxi. Una volta, ancora una volta Piotti, bravissimo, ha effettuato ancora il fraschito, il tiro, e ancora Piotti. Almeno quattro interventi risolutivi di duello personale ravvicinato tra Morales e Piotti, che è fermo sull'1-1, ricordiamoci. Il risultato non si sblocca, ma abbiamo visto tante occasioni e tante emozioni in questa finalissima. Carmona la battuta direttamente sul primo di palo. Pugno Piotti, palla verso Stromberg di testa a cercare di servire Donadoni. Poi la palla è recuperata. Mancano tre minuti più recupero. Magrin per Perico, bisognerà andare supplementari se non vado errato. Eh sì, sono previsti supplementari ed eventuali rigori, come una partita vera in tutto e per tutto. Palla servita per Magrin, Magrin potrebbe servire sulla sinistra, no, si è accentrato il compagno, palla sale allora Prandelli, Prandelli ha di fronte a sé due avversari, si accentra, tenta la conclusione. Attenzione! La cui conclusione. Prendere gol al 90esimo sarebbe davvero una beffa. Rivediamo Buonaventura che era andato in pressing, ma poi si era fatto saltare da Prandelli, se ecco, non vado errato, per la conclusione abbondantemente larga. Siamo nel recupero, sì, di questa partita, 1-1 il risultato. E credo che andremo ai supplementari perché nessuno... Assegno i due terminali d'attacco, vale a dire Cantarutti prima e Denis poi, i due bomber. E bravi i due portieri, soprattutto occorre dire Piotti che ha effettuato una grande... Andiamo. 1-1 al termine dei 90 Andiamo minuti, si va ai supplementari. Iniziano i nerazzurri. Extra time. 84-85. Passaggio lì indietro per Soldà. Soldà potrebbe dare sulla sinistra, preferisce dare a destra a Gentile. Stromberg per Perico. Raimondi recupera, vedremo come andrà a finire questa sfida tra Nedo Sonetti e Stefano Colantuono a distanza sulle due panchine virtuali. Attenzione, Raimondi di prima intenzione. Conclusione di Raimondi, palla bloccata. Che ripetiamo, oggi prende il posto dello squalificato Schelotto. Alla servita in avanti, Carmona ha riconquistato il pallone, catalizzatore dei palloni nero-azzurri. Carmona. Raimondi per Cigarini, prova a inventare Perico qualcosa. Riesce a interrompere l'azione. Carmona a cercare in fascia laterale il tentativo di Padoin, non ci arriva però Morales. Vuol dire che c'è stata una certa prevalenza da parte dei bianchi, ai quali si è opposto soprattutto Piotti con almeno 3 o 4 interventi strepitosi. Buonaventura alla caccia della sfera, arriva prima di tutti, ancora Buonaventura in profondità per Morales, per attenzione Denis. All'indietro Carmona sbaglia il passaggio, ma c'era una posizione di fuorigioco, credo. Vediamo. O invece un fallo, un non lo fallo. So il direttore di gara cosa ha fischiato fallo. Questa credo volta. Un credo una punizione. Esatto. Sì. Carmona sul punto di battuta. Parte il cileno, va Carmona, non riesce a superare la barriera. Peluso.
calci piazzati non erano il suo forte. Attenzione, Soldà ha interrotto in pratica una palla gol, perché veramente stava per arrivare un giocatore che era solo davanti al portiere Piotr Osti. Si è portato in avanti, è servito Roberto Donadoni. Fermato da Manfredini in fallo laterale. Non riescono a saltare Manfredini, Osti per Donadoni, ancora anticipato. Non è una gran serata per Donadoni. Palla per ora conquistata da Simonini. Attenzione. Si chiede palla in avanti, Cantarutti, malinteso fra i due. Nessun palla problema per Consigli, che ha già rilanciato il pallone oltre la metà campo per Morales. Mette giù Carmona, avanza Carmona per Denis, attacco lì dietro per Cigarini, morbido per Morales, Carmona al limite. Bravo Prandelli a interrompere l'azione, cercare di proporre un'azione offensiva. Davanti c'è in pratica il solo Cantarutti che riesce a tenere palla, saltato. Siamo sul finale del primo tempo supplementare. Palla che ora è recuperata da Magrin, che cerca di lanciare Cantarutti. Finisce qui il primo tempo, siamo sempre sull'1-1. Non si sblocca il risultato. Non si sblocca il risultato. Secondo tempo supplementare sul pallone German Denis e Maxi Morales. C'è 1-1. Una sostituzione. È entrato Brighi al posto di Cigarini. Brighi fermato da condizionata, la sua esperienza in nero-azzurro, da tanti problemi fisici. Era arrivato, doveva comporre la coppia centrale di centrocampo insieme a Cigarini. Brighi che veniva dalla... aveva anche attenzione, delle presenze in nazionale, un giocatore di grande esperienza. Malinteso fra Perico e Piotti, quasi regalano una palla agli avversari, fortunatamente è andata bene. Buonaventura per Morales, di prima intenzione Buonaventura in mezzo per Denis. Palla salvata con un certo affanno da parte dei difensori. Ora Perico scatti in avanti, apre sulla sinistra per Simonini, che salta un avversario, serve per Cantarutti. Cantarutti si confronta e supera Stendardo, se non vado errato, che non la molla. Poi Brighi tocca il suo primo pallone in ripiegamento difensivo, il giocatore romagnolo. L'ha lanciato in avanti, forse c'è stata una deviazione. Altra sostituzione, è uscito Cristian Raimondi ed è entrato Carrozza, esatto. Che era arrivato a metà stagione dal Varese e al suo esordio in Serie A. Esatto, ora viene avanti Morales. Massi Morales, Denis finisce in fuorigioco nel chiedere il pallone. Bravo in profondità. Perico a fermare la palla. In scivolata Brighi. Poi pallone perso però squadra. Donadoni è ricevuto da Perico ma non è riuscito a proseguire l'azione. Occorre dire che c'è una certa superiorità di manovra, lo ribadisco, da parte dei bianchi, mentre i nerazzurri sono stati salvati anche dalla prudenza del loro portiere. Brighi è fresco. Carmona è scivolata. Palla conquistata da giocata da Cantarutti. Cantarutti potrebbe dare al centro per Perico, così avviene in avanti per Simonini. Carmona capisce tutto e interrompe l'azione. Maxi Morales, sono gli ultimi minuti di calcio giocato di Atalanta versus Atalanta Virtual Champions. Siamo sull'1-1, siamo ai tempi supplementari e questo è l'atto finale di questo torneo. Rischiamo, è la finalissima, di andare ai rigori anche per come una finale mondiale sostanzialmente. Mondiale. Attenzione. Ora vediamo Carrozza al limite dell'area, la conclusione ribattuta. In avanti. Ora siamo nel recupero. Questo tentativo di Strom, avanza Glenn, potrebbe tentare l'ultima soluzione, ma l'arbitro ai calci di rigore, finalissima ai calci di rigore. Visto il cammino delle due squadre, però la favorita dovrebbe essere Atalanta, 85-86 di Nedo Sonetti, che gran parte delle sue partite le ha vinte ai calci di rigore. Speriamo così. Salvo uno che l'ha vinta nei supplementari. Va a battere Cantarutti. Contro Consigli. Gol, assolutamente. Non poteva sbagliare. Rete sicura. 1-0. Nulla da fare per Consigli. Ora tocca a German Denis. Andiamo sul sicuro. I primi due rigori Piotti sono affidati ai due bomber. Parte Denis. Non si muove neanche. 1-1. I due, tra l'altro, gli autori dei due gol nei tempi regolamentari. Esatto. Ora Marino Magrin. Marino Magrin batte di destro, intuisce Consigli, aveva dato Consigli l'illusione di esserci arrivato ma non è riuscito a prendere la palla. Maxi Morales, il fraschito, chiede raffinato il suo, la conclusione spiazza il portiere Piotti, questa volta di nuovo parità. Siamo sul 2-2. Batte Donadoni. Donadoni non può sbagliare. La parata di Andrea Consigli che si allunga, intercetta. Bravissimo Donadoni, bravissimo il portiere. Donadoni aveva piazzato bene la palla, ora tocca a Buonaventura. Un altro giovane, promessa importante, può portare in vantaggio l'Atalanta. Bravissimo Piotti, bravo Piotti a salvare. Siamo ancora sul 2-2.
Ora tocca a Simonini. Simonini non può sbagliare, deve farlo questo gol, deve riportare in vantaggio. Ma consigli c'è, consigli c'è, consigli c'è. Un altro rigore parato da Andrea Consigli. Ora c'è il pericolo. Carmona, vediamo che tenterà la soluzione di Potenza. Così è portiere immobile. 3-2. Eugenio Perico, dacci ancora una speranza. Su, tocca a te, capitano della squadra. Vai a posizionare la palla nel posto giusto. Cerca di battere Consigli. Andrea Consigli, l'uomo ragno nero azzurro. Assolutamente, siamo sul 3-3. A questo adesso punto... c'è il calcio di rigore decisivo, allora. Esatto, decisivo. Decidi Brighi, uno che è entrato nei minuti finali dell'incontro. Brighi, se segna Brighi, l'Atalanta 2011-2012 ha vinto, altrimenti si va a oltranza. Batte Brighi, parte Brighi ed è gol. Vince l'Atalanta 2011-2012 di Stefano Colantuono. Si classifica al secondo posto l'Atalanta 84-85, allenata da Nedo Sonetti.